Ciao a tutti, oggi cuciremo insieme questo vestito un po' in stile pin-up, infatti l'ho abbinato a questa fantasia Vichy, mi piace un sacco per l'estate, infatti penso che lo userò tantissimo, ed è un vestito di Sister Mag Patterns. Sister Mag è una rivista online tedesca, esiste ormai da 10 anni e appunto esce con cadenza bimestrale, voi la potete sfogliare online e poi acquistare i cartamodelli che vi interessano direttamente sul sito di Sister Mag Patterns. I cartamodelli tra cui scegliere sono tanti, sono disponibili in diverse taglie, sono tutti acquistabili e scaricabili poi in PDF. Io ho scelto di cucire quest'abito che è della nuova collezione di Italian Weeks, ma appunto sul loro sito ci sono tanti altri cartamodelli tra cui scegliere. Sono stati anche gentilissimi perché mi hanno dato un codice sconto per voi che è del 15%, potete usarlo su tutti i cartamodelli e termina il 16 di giugno. Giù in descrizione vi lascerò tutte le info, il link direttamente al loro sito e anche il link al cartamodello, direttamente al cartamodello che cuciremo insieme. Infatti, non mi perdo in altre chiacchiere e iniziamo a cucire. Le parti che costituiscono il cartamodello sono queste due per la parte del seno e sono state tagliate speculari, due parti per il corpino davanti tagliate nel ripiego della stoffa, una delle due la andrò a rinforzare con una teletta termoadesiva. Poi quattro parti per il corpino nella parte dietro. Anche qui due di queste parti le andrò a rinforzare con la teletta termoadesiva. Poi abbiamo un telo più grande per la gonna davanti e due teli più piccoli per la gonna nella parte dietro. Infine quattro pezzi per le tasche. Per prima cosa vado a rifinire i bordi delle parti del seno, quelle che andranno a ricoprire il seno, e passo con la tagliacuci tutti i lati, tranne quello inferiore. Se non avete la tagliacuci, potete fare questo passaggio anche con la macchina da cucire con un semplice punto a zigzag. Dopo aver rifinito tutti i bordi, tranne quello sotto, posiziono al dritto contro dritto i due pezzi e vado a fare una cucitura dritta qui nella parte centrale. Apro il margine di cucitura, ho escluso il centimetro più in alto di questa parte. In questo modo posso ripiegare verso l'interno i bordi, fermarli con gli spilli e poi andrò a fare una cucitura dritta proprio per bloccare questo bordo all'interno. Faccio la stessa cosa sullo scollo proprio interno e anche sulla parte esterna, la stessa cosa anche dall'altra parte. Questo è il risultato, come vedete ho rifinito tutta questa parte alta dell'abito, la stessa cosa poi l'ho fatta proprio all'estremità dei nastri, quindi li ho ripiegati poi verso l'interno anche questi di circa un centimetro e ho fermato il margine all'interno. Ora vado ad arricciare la parte sotto ed è il motivo per il quale non ho bordato la stoffa. Vado ad allungare il punto della mia macchina da cucire, è un punto dritto, e vado a fare due cuciture parallele da tacca a tacca. Infatti sul cartamodello sono segnati dei punti entro i quali va arricciata la stoffa. Dopo aver fatto le due cuciture, prendo i fili, li tiro in modo tale da arricciare la parte. E in questo momento semplicemente arriccio la stoffa, poi metto da parte questa parte del cartamodello e continuerò con il corpino, poi la riprendiamo più tardi. La stessa arricciatura ovviamente la faccio anche sull'altro seno. Ora prendo le parti del corpino, queste sono quelle rinforzate, e le dispongo al dritto contro dritto, allineo i laterali, fermerò appunto i laterali con gli spilli e poi farò una cucitura dritta sia a destra che a sinistra a un centimetro dal bordo. La stessa identica cosa anche con la parte del corpino che non ho rinforzato. Ora riprendo il corpino aperto in questo modo e la parte appunto del seno. Vado a far combaciare la parte centrale del corpino con quella della parte alta dell'abito e fermo con uno spillo, mentre le estremità le vado a far combaciare con le cuciture laterali del corpino.
Quindi ho messo uno spillo nella parte centrale e ora sto mettendo gli spilli alle estremità. Creo in questo modo due sezioni. Giro il lavoro in modo tale da avere verso di me la parte arricciata e se vedete a questo punto ho arricciato anche troppo la stoffa. Quindi prendo gli spilli e tiro in maniera tale da allineare la parte arricciata con la parte del corpino e quindi a portarla a misura. Fermo con gli spilli le estremità della parte arricciata, quindi sia a destra che a sinistra, e poi distribuisco bene l'arricciatura in modo tale che sia il più uniforme possibile. Quando sono soddisfatta vado a fermare il tutto con gli spilli, lo stesso identico procedimento lo farò anche dall'altra parte, quindi tiro tra gli spilli in modo tale da portare a misura la parte arricciata con la parte del corpino, blocco con gli spilli l'estremità della arricciatura e poi distribuisco bene tutta la parte arricciata. Fermo con gli spilli e poi andrò a fare una cucitura dritta per fermare tutto insieme. Al dritto, dopo aver cucito, se vi soddisfa la cucitura che avete fatto, potete togliere l'imbastitura, quindi le due cuciture parallele che abbiamo fatto solo per arricciare la stoffa. A questo punto andiamo a chiudere il corpino anche con l'altra parte. Quindi prendo la parte non rinforzata, piego nuovamente in questo modo la parte alta dell'abito, prendo il corpino interno e lo posiziono al dritto contro dritto con il corpino esterno. Anche in questo caso faccio combaciare i punti chiave, quindi la parte centrale, le cuciture laterali e le estremità, e poi applico gli spilli anche nelle parti centrali. Farò una cucitura, sempre un punto dritto, a un centimetro dal bordo della stoffa per chiudere tutto insieme. Quindi questo è il risultato, a questo punto potete dare anche un colpo con il ferro da stiro in modo tale da sistemare al meglio queste parti. Adesso prendo i teli della gonna e vado a segnare a 17 cm dal bordo in alto delle tacche. Prendo le tasche, come vedete ho già rifinito la parte curva della tasca ma non quella dritta e le vado a posizionare in questo modo al dritto contro dritto con appunto la parte in questo caso davanti della gonna a 17 cm dal bordo in alto. Fermo con gli spilli, farò una cucitura dritta per fermare la tasca e poi borderò insieme proprio i lati sia della tasca che della gonna. La stessa cosa lo faccio con le parti dietro della gonna, quindi segno la mia tacca a 17 cm, posiziono la tasca e andrò a cucire la stessa cosa anche sull'altra parte della gonna. Ovviamente le tasche stanno sui laterali esterni. Questo è il risultato delle tasche cucite, le apro in questo modo e praticamente prendo un telo dietro e lo metto al dritto contro dritto con il telo davanti. Allineo bene tutti i profili, quindi la tasca e poi i laterali della gonna e fermo con gli spilli. Farò una cucitura unica con punto dritto, sempre a un centimetro dal bordo della stoffa, partendo dall'alto, girando intorno alla tasca e poi continuando giù. La stessa cosa dall'altra parte. Quindi quando arriva la tasca, giro il lavoro in modo tale da proseguire la cucitura intorno alla tasca. E poi continuo lungo il laterale della gonna. Questo è il risultato della tasca, come vedete rimane aperta e di conseguenza poi avete ottenuto una tasca nascosta. Nella parte alta della gonna ho fatto le due cuciture con punto lungo che abbiamo fatto già per arricciare sotto al seno.
e appunto vado ad arricciare tutta la parte alta della gonna. Poi riprendo il corpino e metto la stoffa al dritto contro dritto con la parte esterna del corpino, quindi parto dalla parte centrale, poi faccio combaciare le cuciture laterali del corpino e della gonna e poi l'estremità. Poi lavoro come prima a sezioni, quindi da spillo a spillo, distribuisco molto bene la ricciatura e fermo con gli spilli. Quando sono soddisfatta vado a cucire a macchina, sempre punto dritto e sempre a un centimetro dal bordo. Anche in questo caso controllo che la ricciatura mi soddisfi e che sia appunto venuta bene e poi tolgo i fili, quelli dell'imbastitura che si servivano appunto solo per arricciare la stoffa. È il momento di applicare la zip invisibile. Per questo progetto è richiesta una zip da 30 cm, io non ce l'avevo, quindi ne ho usata una più lunga, poi la taglieremo e vi mostro come. La vado a fermare prima su uno dei due lati, quindi la dispongo al dritto, sul dritto della stoffa, la fermo all'estremità con uno spillo, ma poi per andarla a bloccare, diciamo, sulla stoffa utilizzerò una colla per tessuti, questa è comodissima proprio per imbastire. Quindi applico la colla direttamente sulla stoffa e poi fermo la zip. Tolgo lo spillo e continuo a, diciamo, incollare la zip sopra all'abito. Avevo segnato i 30 cm di lunghezza, quindi mi fermo dove ho segnato la tacca. Metto uno spillo per sicurezza e poi vado a cucire. Utilizzerò un piedino per zip invisibile. Dopo aver fatto la cucitura sulla prima parte della zip, quindi sul primo lato, vado a fermare anche l'altro lato della zip per sicurezza e applico dapprima gli spilli e li metto in verticale in questo modo per tutti i 30 cm di lunghezza, quindi mi fermo sempre alla tacca che ho segnato sulla zip. In questo modo posso chiudere la zip e assicurarmi che siano ben allineate proprio le linee del corpino. Una volta soddisfatta, anche qui tolgo gli spilli e passo semplicemente alla colla. E andrò a cucire anche questo lato della zip. Questo è il risultato poi della zip cucita. Adesso qui lo lascio ancora lungo, dopo vi mostro come lo vado a tagliare. Praticamente fermo la gonna nella parte bassa, quindi mi interessa chiudere la gonna a questo punto. Quindi allineo i margini della stoffa, applico gli spilli e farò una cucitura dritta da dove finisce la zip fino al fondo della gonna. Poi farò una cucitura sulla zip, proprio sulla spirale, e andrò a tagliare l'eccesso. Quindi questa poi è il risultato della parte dietro dell'abito. Adesso che abbiamo applicato la zip possiamo rifinire l'interno del corpino. Quindi apro nuovamente la zip e semplicemente vado a ripiegare il fondo del corpino interno di un centimetro verso l'interno.
Quindi si sovrappone al margine di cucitura della ricciatura della gonna, che rimane nascosta poi dentro al corpino, fermo tutto con gli spilli. Ovviamente i laterali, le cuciture laterali del corpino interno dovranno combaciare con i laterali della gonna e del corpino esterno. Quindi fermo prima tutta la parte centrale e poi mi concentrerò sui laterali, quindi la parte dietro del corpino. Per la parte dietro nascondo l'estremità della zip, piego verso l'interno tutta la parte che appunto si trova qui vicino alla zip. Mi raccomando, non troppo vicino alla spirale della zip, altrimenti fa un po' di difficoltà a chiudersi. E poi piego il fondo di un centimetro verso l'interno. Continuo a mettere gli spilli. A questo punto potete decidere se cucire a macchina, e quindi si vedrà ovviamente la cucitura anche nella parte esterna, oppure fare come me. Io ho fatto un semplice punto invisibile a mano per rifinire tutta la parte interna del corpino. Ho provato il vestito e ho fermato i lacci all'altezza, insomma, che era più comoda a me per la mia vestibilità. Quindi vado a segnare al di sotto dei lacci, qui nella parte alta, dove voglio posizionare le asole. Infatti cucirò due asole a destra e due a sinistra della zip e poi andrò a cucire due bottoni sul nastro che poi si troverà a destra e due su quello a sinistra. Questo è il risultato finito della parte dietro dell'abito. Ho lasciato comunque i lacci un pochettino più lunghi, tanto rimangono all'interno. Invece per l'orlo dell'abito vado semplicemente a fare un orlo arrotolato, quindi piego verso l'interno di 2 e altri 2 cm e faccio una cucitura dritta tutto intorno. E questo infatti è il risultato dell'orlo, molto semplice. Questo è l'abito indossato, mi piace tantissimo, tantissimo, è super estivo. È veramente un bel modello, mi è piaciuto molto, infatti giù in descrizione vi ricordo che trovate i link per realizzarlo anche voi, anche tutti i materiali che ho utilizzato e il codice sconto per acquistare il cartamodello. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!